perfetto, forse fallo di Chiaretti, mezzo fallo direttore di gara. Chiaretti fa filtrare il pallone per Cori, sta arrivando lo Iacono sulla destra, può ricevere lo Iacono, dentro va busellato lo Iacono, conclude e c'è il raddoppio del Foggia, ha segnato Giuseppe lo Iacono, 2-0 per i rossoneri al quarto minuto della ripresa, segna lo Iacono, non avrebbe dovuto neppure giocare. E invece regala al Foggia un gol importantissimo per lui, che è diventato una bandiera del sodalizio rossonero. Abbiamo detto della sua risalita col Foggia dalla Serie D nell'estate 2012, si è inserito con i tempi giusti, ha concluso con il sinistro. Colombia ha potuto soltanto sfiorare, forse toccare, intercettare traiettoria maligna del sinistro di Lo Iacono, 2-0 per il Foggia, festa grande davanti alla panchina di Grassadonia dove c'è Enzo Tamborra. Enzo. E avete visto anche il gesto di Lo Iacono, che ha portato il pallone sotto la maglietta, è una dedica alla moglie Floriana in attesa del primo figlio.